Siamo con Felice Biasco, che è l'ideatore e organizzatore di Vini, Ville e Sapori, che si terrà il prossimo weekend a Villa Pignatelli. Un'idea gastronomica che si abbina all'arte, alla bellezza dell'arte, con tante iniziative all'interno di queste 2 giornate. Hai detto bene, Vini, Ville e Sapori è un evento enogastronomico dedicato alle eccellenze e del vino e della buona tavola ed è ambientato all'interno di dimore storiche per dare un valore aggiunto attraverso il contenitore a uno splendido contenuto. E questa è la nostra abitudine, un progetto che va avanti ormai da 10 anni e che quest'anno con grande orgoglio riproponiamo qui a Napoli, nella splendida Villa Pignatelli, 27 e 28 febbraio a Villa Pignatelli a Napoli. Saranno 2 giornate che si apriranno con eventi, incontri e poi 2 appuntamenti serali, saranno anche accompagnati con musica, ci saranno anche presentazioni di libri. Avete coniugato davvero tutti gli aspetti della cultura legati appunto al food. Sì, ormai il mondo del food, il mondo dell'enogastronomia è un mondo prevalentemente legato alla cultura e alla nostra cultura in particolare. E quindi il nostro format, la nostra manifestazione guarda moltissimo a questo. Quindi non è soltanto degustazione di prodotto, che pure è la parte principale del nostro evento, ma abbiamo incontri appunto che mercato, propiziamo degli incontri B2B, abbiamo poi chiaramente soprattutto i contenitori dedicati al pubblico che sono i laboratori e soprattutto, come hai detto bene tu, le cene serali, e che più che cene bisogna chiamarle percorsi di degustazione. Proponiamo dei momenti di preparazione di buona cucina, di ottima cucina. Quest'anno lo chef che è responsabile del menù è Antonio Sorrentino, uno chef campano molto noto, che ha un ottimo staff alle sue spalle, una brigata di aiuto chef che faranno un lavoro splendido, e in particolare abbiamo un rapporto di collaborazione con Toffini Academy, che è una scuola di cucina e che ci aiuterà, diciamo così, in tutto quello che riguarda guidare nelle più corrette degustazioni il nostro pubblico.